Notare che a Forio certo non mancano le cosiddette location, espressione non proprio, beh, però dall'ex chiostro dei Francescani a Villa San Luigi verso San Vito, piuttosto che a altre dimore storiche e palazzi storici sparsi per Forio, certo non mancano le possibilità, ma quello che mi colpisce anche facendo il nostro giro con Pietro un po' alla ricerca di queste memorie, intervistando, ripeto, persone anagraficamente più varie, è appunto l'esigenza che sentiamo forte nel paese di ricordare questi personaggi. E purtroppo ci si precipita spesso, ecco, a dedicare la strada a persone, per carità, rispettabilissime, che però hanno inciso meno nella nostra storia, che è una storia fatta appunto di tante cose che vanno trasmesse ai nostri giovani, che magari non sapranno mai che cosa è stata Forio negli anni 50, 60 e oltre. Quindi davvero voi avete il merito anche di tenere accesa questa fiaccola. Luciano, c'è l'altra parte del ramo familiare, quello di mamma, che pure ha espresso una sensibilità artistica notevole. Non possiamo non citare l'altro grande appassionato di arte, che è tuo cugino Roberto, col papà Franco e Tonino, scusami, ma anche l'incontro con Tachi, un altro artista indimenticabile di Forio. Mio padre era innamorato di Tachi, erano proprio grandissimi amici. Infatti si può vedere che nel giardino abbiamo, e non solo, diversi pezzi di Tachi. Infatti purtroppo ci ha lasciato troppo presto, mio padre ha sofferto tantissimo per questa perdita e quindi ancora di più le sue opere per me hanno un valore ancora più alto rispetto a quello che già sono. Ed è un artista bravissimo, nonché un personaggio simpaticissimo, conosciutissimo e chiacchierato, e ha fatto chiacchierare tanto Forio, una persona che manca tanto. Peccato. E la vitalità di questi luoghi è data anche dal fatto che ci dicevamo prima nel fuori onda che molto spesso le opere camminano, non devono stare ferme, bisogna finché poi non trovano magari la collocazione perfetta, dopodiché, e tu naturalmente con la tua femminile, sì, lo zampino delle donne c'è sempre, c'è un passetto avanti su queste cose qui, sull'occhio diciamo artistico. Abbiamo fatto vari giri con i nostri quadri. Il dottore per esempio non voleva un quadro a terra, tutto si doveva appendere, tutto anche sul soffitto, e noi siamo uguali su questo, cerchiamo sempre di collocare subito il quadro, però magari ci rendiamo conto che sta bene in un'altra zona, cerchiamo di abbellire, ci teniamo tantissimo perché comunque la struttura è anche una struttura ricettiva, non è solo una casa privata, abbiamo ospiti, clienti, e sono attratti, affascinati anche da tutta l'arte che circonda la casa, che completa la casa, e su questo noi ci lavoriamo parecchio. Però iniziano anche ad esserci i primi problemi, perché la tua produzione rivendica il suo posto. Assolutamente, piano piano poi cerchiamo di inserire tutto. La mia produzione aumenta, io poi alcuni li voglio tutti vicino che me li guardo, però ci sta, piano piano troviamo il posto giusto per ogni quadro. Luciano, poi ogni acquisto di un quadro, piuttosto che un artista, una data, evoca qualche aneddoto particolare. Mi pare che tu ne volevi raccontare uno legato al 24 dicembre, quando... Sì, più che un acquisto, lì era praticamente tradizione. Il 24 dicembre, parlando al discorso di nuovo di Tachi, lui veniva sempre a trovare mio nonno, si mettevano davanti al camino, chiacchieravano, si prendeva
una fetta di pizza di scarole fatte da mia mamma e puntualmente gli lasciava il pezzo per tacchi perché sapeva che veniva. Stavano lì, chiacchieravano e portava sempre un presente a mio nonno, fatto da lui. Ovviamente poi negli anni sono stati diversi regali, ma delle opere eccezionali, che poi quando mio nonno è venuto a mancare, mio padre ha ben pensato di distribuire a tutti i fratelli e sorelle per dire un pezzo ad ognuno di voi, perché comunque è una cosa che ricorda mio padre, nostro padre, e quindi così è stato. Ecco, a questo punto non possiamo, non, dopo aver parlato di questi capolavori, non fare un rapido giro alla ricerca delle radici, alla ricerca di questa storia e soprattutto alla scoperta di tanta bellezza. Con Roberta, e poi naturalmente, siccome parliamo di bellezza, che abbiamo detto non è solo da musealizzare, ma andremo e siamo curiosi di scoprire anche le tue opere. Ne ho qui in mano un catalogo prezioso in lingua tedesca di Edward Berger, questo foriano da Dezio, tra l'altro mi pare cittadino onorario di Forio, una delle poche cose buone che riusciamo a fare ogni Ogni tanto, qualche tanto riconoscimento a questi giganti glielo concediamo, meritato. anche se manca nella toponomastica una strada dedicata appunto a Edward Berger, che tra l'altro donò il mosaico di San Vito che ancora c'è sulla chiesa di Santa Maria di Loreto. Qui, già qui, c'è tutta la sintesi di tutta la grandezza di questo artista e di tutta la bravura, di papà che ha saputo mettere insieme questo patrimonio. Papà aveva la capacità di riuscire a trovare e a comprare, a reperire, non so come, i pezzi migliori di ogni artista. Infatti qui vediamo inquadrato il ritratto di Maria, appunto, del Bar Maria, che secondo me è una delle opere più belle che ha fatto Berger, che mio padre scambiò, questo lo so per certo, con un autoritratto del pittore stesso, che poi dopo possiamo... Mi Sì. pare sta qui Sì, sul sul catalogo. catalogo, Eccolo eccolo qui. qui. Eccolo qui, poi. Questo lo avevamo e poi quando vide il ritratto di Maria, ovviamente si innamorò, come abbiamo già detto prima, innamorato di Maria, del Bar Maria, tutta la storia, il cenacolo culturale, eccetera, non poteva esimersi e subito l'ha scambiato.